La cronaca italiana in Sicilia, 22 arresti, tra questi anche uno dei mandanti dell'omicidio del giudice Livatino. L'ombra del superlatitante Messina Denaro, la cronaca è di Giacinto Pinto. Le torce sui fucili dei carabinieri del ROS illuminano a giorno la casa del capomandamento di Canicattì. C'è anche lui tra le 22 persone, uomini d'onore e insospettabili, arrestate dalla procura di Palermo con l'accusa di voler riorganizzare la mafia in Sicilia, sempre all'ombra del superlatitante Matteo Messina Denaro, anche lui tra gli indagati. La Stig da Cosa Nostra e anche la famiglia Gambino da New York, insieme per riannodare trame criminali, pianificare omicidi e portare avanti affari, come chiedere il 3% sugli introiti agli imprenditori del mercato ortofrutticolo della provincia di Agrigento. Cosa Nostra è un'organizzazione unitaria e va combattuta con uno sforzo unitario da parte dello Stato. In questo caso l'Arma dei Carabinieri ha operato in questa provincia con tutte le sue componenti, territoriali e speciali. Comba a presenza e potenza. 2 anni di pedinamenti e intercettazioni, nel mirino soprattutto i boss dell'Agrigentino, tra loro anche uno dei mandanti del delitto del giudice Livatino, Antonio Gallea, che dopo 25 anni in carcere era in regime di semilibertà. I summit avvenivano nello studio dell'avvocato Angela Porcello. Lei, per gli inquirenti da penalista, si era trasformata in mafiosa. Continuava a far uscire dal carcere i messaggi dei padrini rinchiusi al 41 bis. Nelle indagini è emersa una segretissima rete di comunicazione con la primula rossa della mafia, in fuga da 30 anni. A Matteo Messina Denaro, racconta anche questa inchiesta, spetta sempre la decisione finale.